ti sembra il Miletto a montare le strutture? Miletto obiettivamente ha del futuro. Nel caso si ritirasse dal calisthenics, possiamo prenderlo in carpenteria a fare il montatore. Bravo, bravo. Queste qua non sono due mani, sono due pinze. Caspari, cosa devo abitare adesso? Siamo qua a Monza presso l'Iron Fit, come avete visto questa super struttura che oggi diventerà un po' lo scenario della prima tappa del Calisthenics Official Circuit 2019. Ci sono tantissimi atleti fortissimi, oggi cercherò di raccontarvi un po' tutto quello che succederà e vedremo chi sarà il più forte qua a Monza, chi sarà il primo vincitore della prima tappa. Ma adesso andiamo a fare un giro, andiamo a intervistare un po' gli atleti che gareggeranno, così sentiamo un po' le loro opinioni in merito a questa prima tappa. Adesso abbiamo Manuel Stella, super organizzatore di questi eventi, colui che ha dato il via un po' tutto a questo progetto di gare sul calisthenics in Italia. Non dimentichiamoci di questo, Emanuele è un po' l'artefice di tutto questo stile di gare che ha preso piede in Italia e poi da qua si è esploso in tutto il mondo. Manuel, oggi prima tappa del Circuit Official Calisthenics 2019, cosa hai da dire qua? Come la vedi? Beh, effettivamente posso dire di essere emozionato, perché come ha detto Umberto, forse tutto è nato un po' per gioco. Dal lontano 2013 tutti si ricordano il Cervia, gli anni sono passati, abbiamo fatto tante cose, abbiamo dato vita a tante nuove idee, tante nuove esperienze, e adesso siamo qui per l'ennesima, quella che abbiamo definito Umberto la New Era. Sì, oggi ci siamo al giorno della prima tappa. Dopo ne seguiranno altre, poi ci sarà il solito campionato italiano a livello finale a Rimini Wellness, l'internazionale, ma iniziamo da oggi, prima tappa. A Monza. Monza, Iron Fit, e in bocca al lupo a tutti i ragazzi. E non dimentichiamoci, prima tappa di quattro tappe, perché poi ci sarà la seconda tappa a Bologna il 2-3 di marzo, ma noi saremo già anche lì il primo all'interno della fiera dell'Outdoor a Bologna. Poi ci sarà la terza tappa, sarà a Roma, poi ci sarà la quarta tappa a Cagliari e poi i migliori andranno a sfidarsi al campionato italiano di Rimini Wellness. Qua c'è veramente il meglio del calisthenics in Italia. Abbiamo beccato il primo atleta, eccolo qua. Ciao. Come vale? Ciao ragazzi. Presentati bene? Un po', ma non ha bisogno di presentazioni. Sono Alessandro Conti. Vengo da Pogliano Milanese, palestra MM Circus, e niente, sono qua con questo sponsor a gareggiare, a fare questa prima tappa. Ecco, per chi non lo conoscesse, Ale è stato la rivelazione del 2018, ha fatto un secondo posto ai campionati italiani e ha fatto un secondo posto all'International Burning Day Cup perdendo con il fortissimo Andrea La Rosa. Quest'anno potrebbe essere la tua annata? Speriamo, io mi sto allenando ben duramente, quindi puntiamo al primo posto come sempre. Bravo. Vediamo. E per oggi come sei messo? Sono qua infortunato, però ci possiamo provare, non è un infortunio grave. Dai, adesso andiamo a sentire anche gli altri suoi avversari. Vai. Come sono messi. Dai, grazie. Vai. Ale, ci vediamo grazie in gara. Grazie a te, Umberto, grazie. Ciao raga. Bene, adesso andiamo a beccare Gaggi che si sta scaldando, andiamo a chiedergli un po' le sue sensazioni per la gara di oggi. Andiamo. Non abbiamo bisogno di presentarlo, campione italiano in carica e si presenta oggi alla prima tappa del circuit qua a Monza. Sei in forma? Sì, dai, vediamo come va, sento in forma. Senti in forma? Sì. Avversario più forte oggi chi è secondo te? Ci sono parecchi, poi ci vedo alcune facce nuove, non si sa mai cosa puoi vedere, c'è sempre un talento nuovo che non ti aspetti mai da nessuno. Il favorito di oggi, vediamo se... Non si dice, dai. Non si dice, va bene, niente, lo vedremo in gara tra poco. Dai. Grazie Gaggio. Grazie a te. Buon riscaldamento, ciao. Qua a Monza oggi ci sono veramente tutti i più forti del calisthenics. Atleta siciliano Mario Toro, ciao, eccolo ragazzi. Qua, da Siracusa, no? Sì. Com'è, ti informa? Oggi sì, vediamo di fare qualcosa di carino per la gara e riscaldarmi da Rimini. Ok, buon riscaldamento, grazie. Ci vediamo in gara. E abbiamo beccato Gianluca Di Stefano adesso, come va, si informa? Abbastanza. Questa, dai, è la domanda che faccio a tutti. Siete in forma o no? E tutti poi mi dicono abbastanza. No, io non sono in forma. Tu sei in forma? I doms si fanno sempre sentire prima della gara. Allora, Gianlu, per chi non lo conoscesse, è stato secondo me, assieme probabilmente anche ad Alessandro Conti, la rivelazione del 2018. Ha fatto un quarto posto al campionato italiano e un quarto posto all'International Burning Cup. Quindi è stata veramente una scoperta, un atleta fortissimo. L'avevamo già visto anni addietro facendo freestyle. Ma oggi in gara porterai un po' di freestyle o solo statiche? Qualcosina porterò nel primo set. È forte, il ragazzo è veramente un freestyler fortissimo, però probabilmente ultimamente fa più statiche. Vorremmo vederlo di nuovo saltare sulle sbarre, lo vedremo oggi. Chi è il più favorito oggi per te in gara? Gaggi sicuramente. Gaggi sicuramente, poi? Conti è un altro temibile avversario.
Ci sono un po' di... E poi ci sei, no, non diciamo niente, dai, ci vai a scaldarti, ci vediamo in gara. Grazie. Ciao. Bene, qua adesso abbiamo Luca Bianchini. Da Massa. Da Massa, Luca. Toscana. Anche Luca è stato da sempre un protagonista del Calisthenics in Italia, anche per lui il 2018 è stata una bella annata. Questo 2019 cosa ti aspetti? Cerchiamo di allenarci sempre duramente, vorrei andare sempre più avanti, visto che comunque è già tanti anni che partecipo ai campionati organizzati da Barling. E sei sempre andato in crescita, io ho sempre visto che di anno in anno sei cresciuto tantissimo fisicamente con le skills, e quest'anno speriamo che sia il tuo anno. Sì, speriamo. Chi vedi oggi come favorito? Non si sa, perché ci sono comunque tantissimi atleti validi, quindi sarà ben dura. Ok, non si sbilancia, dai, bocca al lupo allora per la competizione. Ragazzi, abbiamo preso anche i giudici oggi della competizione. Consideriamo che i giudici, lo staff giudice, ha dato il via un po' anche al nuovo regolamento che c'è del Calisthenics qua in Italia, e che poi bene o male ha preso spunto tutto il mondo dal nostro regolamento. Quindi vediamo un attimino, parliamo con i giudici, cosa vi aspettate dalla gara di oggi? È la prima della stagione? Esatto, di New Era si chiama. New Era, perché abbiamo, diciamo, da, rispetto all'anno scorso sono state molte modifiche, grazie all'aiuto prima cosa degli atleti, perché vogliamo, diciamo, una buona simbiosi, avere, diciamo, dei riscontri da parte loro dopo le gare, quindi post gare, quindi anche l'international praticamente il nazionale che si è svolto a livello di Rimini Guerne è stato molto importante per questo, per capire, diciamo, gli errori o, diciamo, le discrepanze che ci sono con gli atleti, per modificare queste cose, e secondo me già siamo un passo in avanti. Ecco, perché non dimentichiamoci che questi giudici non è che fanno i giudici perché in tante altre federazioni abbiamo visto e c'è l'atleta di turno, è quello che magari è bravino, le buttano a fare l'atleta. Questi ragazzi qua studiano giorno e notte tramite i video, tramite veramente le skills degli atleti, e sono abilissimi a fare le valutazioni sul momento. Quindi la cosa difficile di fare il giudice è proprio riuscire a applicare il regolamento, la valutazione delle skills nell'immediato, nel giro di pochissimi secondi riescono a valutare il punteggio finale di un atleta. È difficile fare questo? Sì, ci vuole ci vuole tempo, allenamento. Ci vuole tempo e allenamento. Ovviamente passiamo un po' di tempo anche a vedere video, anche tra di noi, a confrontarci per vedere se effettivamente quello che vediamo è coerente anche con gli altri giudici. Infatti tutti quanti seguiamo una linea comune nel valutare, vuol dire che la nostra preparazione è molto simile tra di noi. Esatto, perché è difficile soprattutto quando ci sono gli atleti, che anche atleti forti, dove le gare si differenziano di piccolissime punteggi, proprio minimi particolari che possono fare la differenza. Però loro oggi sono un po' lo staff giudice che ci sarà qua nella gara di Monza. Gli atleti sono atleti forti, quindi non sarà semplicissimo valutarli. Però Marco, devi puoi dire qualcosa ancora? No, guarda, noi siamo abbastanza preparati per questa gara. E... abbastanza preparati? Certo, super preparati. Alessio, ma la gara di oggi come verrà disputata? Allora, oggi si valuta con dei set ranking da 90 secondi, quindi gli atleti hanno a disposizione 90 secondi per loro skill, poi noi riportiamo il punteggio, gli atleti più o meno sono 33, okay, e i 24, quindi con il miglior punteggio, accedono alla fase successiva, che è un set ranking di 90 secondi sempre. Okay, quindi oggi la gara è a set ranking 90 secondi. Esatto. Ossia ogni atleta avrà un tempo di 90 secondi per dimostrare tutte le sue abilità. I giudici lo valuteranno, base a quello si stilerà una classifica che poi andrà a decretare chi passerà nella seconda manche e poi chi vincerà poi la giornata di oggi della tappa di Monza. Stiamo dando una foto iniziale con tutti gli atleti che sono partecipanti alla prima tappa del Calisthenics Official Circuit 2019 targato Barling. Abbiamo un bonus spicco che ci permetterà di assegnare qualcosina in più a quelle prestazioni che vengono fatte in maniera eccelsa rispetto a una tenuta standard normale, una dinamica normale. Ok? Avete qualche domanda particolare? Vi ricordo che tutto quello che è one arm va fatto sempre con lo stesso braccio, quindi le posso fare due. Le skills vanno ripetute uguali al massimo due volte, la terza volta deve essere una variante. Front lever, X front lever, wide front lever, ok? Una qualsiasi skill posso ripetere al massimo due volte più una variante, giusto? Non le puoi fare però tutte e tre hold, capito? Perché se no faccio front lever, hold, front lever, largo, hold. In realtà la hold è una sola per skill, front lever fai una hold, basta. Anche se si cambia attrezzo?
anche se si cambia cadenza, perché è la skill. Anche cambiando variante sempre. Sì. 5 secondi. Allora, sotto ai 2 secondi non è contata, zero. Quindi quella 5 secondi. Hold si intende 5 secondi. Vi dico che per aiutare la crescita, come ho già scritto all'inizio del circuito nel file che trovate anche su internet, cercheremo in quest'anno qui di istituire un consiglio, ok, dove ci siano i rappresentanti di tutte le figure, dagli atleti a Barringay ai giudici. Questo permetterà a voi di nominare un responsabile, un vice degli atleti, ok, che nominerete voi, vi arriverà a chiedere chi vorrà candidarsi per essere rappresentante, poi dovete votare chi si candiderà. Così chi voi voterete in futuro parlerà con il giudice e con noi, in modo tale da far crescere la disciplina al meglio, senza polemiche, tanto noi sbagliamo, voi sbagliate, tutti sbagliano, giusto? Ok, è importante cercare di dare il meglio. Intanto in bocca al lupo a tutti. Iniziamo!
Al 24° posto si qualifica Matteo Marangon. Ok, scusate. Ceci Simone. Al 23° Matteo Marangon. Seguito da Mario Toro, Pozzo Bon Alessandro, Romano Mirko, Cambarau Nicolò, San Marco Andrea, Masieri Matteo, Di Pietro Franco, Tito Riccardo Maria, Giovino Danilo, anche Davide alle volte. Ciccarone Raffaele, Finocchiaro Francesco, Lagana Cristian, Trebbi Andrea, Meloni Riccardo, Curretti Giuseppe, Nobile Gabriele, Cazzone Antonio, Robert Stefano, Di Stefano Gianluca, Conti Alessandro, Bianchini Luca e Gattigliata Roma. Gaggi, ti senti a casa, con... A casa. Tutte le gare sono sempre così, ragazzi. Perfetto, nuovo look di Gaggi. Sì, sì, Thank you.
Ci siamo? 3, 2, 1, ultima, andate a vedere! Ok, quindicesima posizione per Di Piero Franco. Ok, mi suggerisce Masiero Matteo 80,98 punti. Ok, Di Piero Franco la quindicesima posizione con 86,22. La quattordicesima posizione Giovino Danilo, 89,03. Tredicesima posizione con uno scarto di 13 punti circa, Ciccarone Raffaele, 104,03. Con 11 punti di distanza, vi dico anche questi se ci riesco, perché è importante, Laganà Cristian, 115,98. Che per meno di 2 punti si gioca l'undicesima posizione con Finocchiaro Francesco 117,28, alla decima posizione Currenti Giuseppe 119,65, nona posizione per Meloni Riccardo 123,09, ottava posizione Nobile Gabriele 130,87, settima posizione per Cazzone Antonio, 131,08 di media nei due set, preceduto da Trebi Andrea, 151,28. Quinta posizione, attenzione, si fa calda la situazione, per Stefano Robert, 154,75. Si piazza, terza posizione per Bianchini Luca, 209 punti e 22, i nostri giudici hanno visto questo. Alla quarta posizione si classifica Conti Alessandro con 202,86 punti. Vince questa prima tappa a Monza del Palestine Open Circuit Gazzi Chiotaro con 219 punti, 0,28, seguito da Stefano Gallucca con 10 punti di distanza scarsi perché sono 209,52. Grazie ragazzi, l'ultimo applauso e la foto finale, grazie Monza, grazie Monza e grazie a tutti voi. Ecco la foto. Gaggi, inizi la stagione vincendo allora, com'è andata? Bene, primo posto, all'inizio avevo l'ansia perché gli altri sono stati bravissimi, sinceramente già avevo qualche dubbio di arrivare o quarto o terzo, perché Bianchini e già gli altri... Bianchini ha fatto una prima mancia veramente forte. Se dico la mia, pensavo che Bianchini fosse proprio da podio, proprio da primo posto. Okay. Ti vedremo a Bologna? Sì, molto probabile, sì, ci starò. Ok, Gaggi, campione grandi. In carica, difende il titolo, grande Gaggi. Beh Giallo, ti ho intervistato prima della gara, direi che ti ho portato bene. Secondo grazie. Posto, cosa hai da dire di questa tua performance? Diciamo che dopo due volte quarto di fila il mio obiettivo era portare a casa almeno una coppa, almeno una volta. L'hai portata a casa, dai, un e secondo posto è ottimo. E a Bologna ti vedremo? Certo, le farò tutte le tappe. Tutte. Dai, quindi sarai protagonista di quest'anno, dai. Esatto. Complimenti. Proviamo. Ancora, grande performance. Grazie mille.
Luca, terzo posto, com'è andata allora oggi? Tutto molto molto bene, soprattutto il secondo set sono molto contento, anche se speravo comunque in una posizione un po' più alta, però comunque sono contento per la prestazione. Dai, la prima gara della stagione, io penso sì. Dai. Comunque un buon risultato, sono complimenti, secondo me sei veramente, questo può essere il tuo anno. Grazie. Qua abbiamo Gabriele Nobile, prima esperienza in gara, 16 anni. Esattamente. Com'è andata oggi? Bene, soddisfatto, mi aspettavo prestazioni peggiori, invece sono contento dei risultati che ho ottenuto. Beh, poi eri con grandissimi atleti oggi. Sì, esattamente. Quindi 16 anni, veramente, complimenti. Secondo me questo ragazzo può essere il futuro del calisthenics in Italia. Dai, continua così che vai forte. E qua abbiamo Stefano Robert, che si è piazzato oggi al quinto posto. Quindi, esatto. Com'è stata la tua performance? Come ti sei visto in gara? Mi sono visto bene, sono contento di essere riuscito a fare le cose che volevo fare. Bravo, sono comunque stanco, affamato. E si va a mangiare. Si va a mangiare. Dai, ti vediamo a Bologna anche a te. Dai, sicuramente. Un piacere vederti in azione. Ok. Grazie. Ragazzi, abbiamo qua Francesco Finocchiaro, piazzato al numero oggi. Undicesimo, una delle tue prime sì, gare, sì, praticamente vero? La prima. Sì. Esperienza, come sei andato secondo te? Fantastica. Bellissima per me, veramente. Già soltanto il fatto di essere qua è una vittoria. Ti sei piaciuto in gara? Ma sì, abbastanza, qualcosa la posso migliorare, qualcosa l'ho sbagliato, però... E ti vedremo a Bologna, la seconda tappa? Presumibilmente sì. Bene, qua abbiamo Andrea Trebbi, anche lui ormai un abituale delle gare. Anche lui, secondo me, in crescita. Oggi ti sei piazzato al sesto posto. Come ti sei visto in gara? Nel secondo set molto bene, nel primo potevo fare qualcosina meglio, ho perso un po' di tempo, infatti spero di non rifare così. Dai, di anno in anno comunque ti ho visto veramente crescere. Prossima tappa sarà a casa tua, no? Esatto. A Bologna, esatto. Quindi ci sarai dai, cerchiamo di vederti anche lì in azione. Ragazzi, ci vediamo comunque sempre qua sul canale e prossimamente saremo a Bologna. Siamo partiti, allora, stiamo tornando a casa, gara terminata. Che dici Filippo, com'è andata? Esperienza divertente, lunga. Comunque è stata veramente una grande. Molto lunga. Molto lunga. È entusiasmante, però è stato sono un buon inizio e ci sono. Due di notte. Vabbè, ma questo non devi dirlo perché sennò entriamo in fascia non protetta. Comunque, gran gara, veramente. Calisthenics, ho visto in questa prima tappa del campionato tanti ragazzi anche alla prima esperienza, ma a livello altissimo. Alto, veramente alto. Livello alto, ho visto dei ragazzini di 16 anni che mi hanno veramente stupito e penso che questi siano, diciamo che saranno anche il futuro del calisthenics italiano. Uno l'hai anche intervistato, era abbastanza determinato. Era molto, sì, poi ho visto dei ragazzi che mi hanno colpito. Oggi avevamo i set ranking da 90 secondi, ormai ci sono ragazzi che fanno 90 secondi appesi alla sbarra e non la mollano. Non la mollano, due set attaccati di 90 secondi alla sbarra facendo skills, livello decisamente... Affezionati. Mamma mia, confetti. Monza, la prima tappa è andata così, poi c'è Bologna. C'è Bologna che ci saranno arrivano tutte le altre. Che ci saranno anche quelle ragazze che gareggeranno, poi ci sarà Roma, poi ci sarà Cagliari. Comunque abbiamo dato il via proprio a una nuova era del calisthenics, perché abbiamo visto in questi anni tanti provare a fare anche gare, però poi le fanno una volta, due volte, poi capiscono quanto sia anche difficile organizzare gare, quanto impegno ci voglia, quanta determinazione, quanta passione, non è da tutti, secondo me, mettersi ogni anno in gioco e cercare di elevare questa disciplina per dare anche a questi ragazzi che fanno gli atleti di quelli del calisthenics, quello che si meritano, quello che si meritano, questa opportunità. Oggi poi ha vinto, parliamo dei titani, parliamo anche un po' di com'è andata, ha vinto Gaggi. Probabilmente, personalmente, io l'ho vista da fuori la gara, riprendevo e tutto, penso che non c'erano discussioni. Gaggi oggi è stato impeccabile, è stato il bene più forte, anche Gianluca più forte, poi Alessandro Bianchini, poi c'è stato un grandissimo Gianluca Di Stefano nella seconda manche, ha fatto veramente tanta roba, sorprendente Luca Bianchini che abbiamo intervistato, anche Luca probabilmente se la giocava con Gianluca, il secondo posto, terzo posto erano più o meno, erano molto molto vicini questi due ragazzi. Poi c'è stato come sempre un grandissimo Alessandro Conti, oggi era infortunato, comunque si è difeso secondo me alla grande. Mi è spiaciuto non vedere che era iscritto però anche lui per infortunio Manuel Caruso, perché poteva comunque dire la sua anche in questa gara. Speriamo di vederlo comunque
a Bologna. È quello che ci auguriamo tutti. A Bologna. Però ho anche delle sorprese, ho visto dei ragazzi che avevamo già visto al campionato italiano e secondo me Calisteni si sta muovendo decisamente alla grande. Noi di Burning It siamo felici di aver dato via questo circuito un po' esclusivo, no? Dove i migliori atleti italiani si sono sfidati e li vedremo poi allora prossimamente. Poi ragazzi, chi di voi non sa cosa fare il primo, il 2 e il 3 di marzo a Bologna, ci saranno comunque le prossime gare. E poi se no chi è di Roma, next step, esatto, chi è di Roma lo vedremo a Roma, chi è di Cagliari lo vedremo, chi è sardo lo vedremo poi a Cagliari in Sardegna. E poi il grande ritrovo sarà a Rimini Wells, lì vogliamo veramente una bolgia, migliaia di persone a vedere questo grande spettacolo del Calisthenics. Per i primi di giugno non prendete impegni, uno perché è il mio compleanno e due bravo, perché c'è questo, bravo, bravo. Da bere. Ormai Filippo mi accompagna sempre, l'ho lasciato, mi sta venendo un braccio enorme a tenere la camera. L'ho lasciato nel mio studio quando vado in vacanza, me l'ha tenuto che è un gioiello, ha fatto anche qualche video e, infatti. E grazie anche a lui che sono arrivato a 300.000 iscritti, grazie. Figurati. Se avete delle richieste, fate delle richieste, adesso le facciamo fare a lui i video. E se, per chiudere, se vi interessa come avere il braccio da 50 cm a corpo libero, tenete la videocamera per 4 minuti. Dai, isometria. Dai, comunque è stato un piacere raccontarvi questa giornata e ci si vede poi allora alla gara di Bologna. Dai, continuate a seguirci e spolliciate. Ciao, ciao ragazzi, chiudo la parentesi, tutto il giorno a parlare Umberto, quindi doppio della stima per questo. Io chiudo, vi salutiamo ancora ciao, ciao. Qua da Monza, 2:30 di notte, alla prossima, ciao ragazzi.